Allora, ragazzi, per quanto riguarda la parte pratica, quello che dobbiamo fare è sempre, prima di tutto, aprire il progetto nella console di OMS. Ormai sarete diventati tutti bravissimi, quindi saprete che per aprire il progetto bisogna semplicemente cliccare sull'icona qui a destra. Ancora una volta, se il SIM file non si apre, ricordatevi che potete aprirlo da qui. Da qui trovate i SIM file o dell'evaporazione o della radiazione, a seconda di quello che dovete fare. Allora, in questo momento stiamo parlando di Prospero. Allora, la prima parte è, abbiamo detto, relativa alla data di inizio e data di fine. Il sito, il time step, è l'ID del bacino che stiamo considerando. Dopodiché, questa cominciate già a vedere la numerosità dei componenti che diciamo, costituiscono questo modello, che se lo confrontate banalmente con uno dei modelli che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, vedrete già la differenza proprio strutturale anche del semplice file OMS. Quindi questa è una parte di componenti che non dovete assolutamente toccare. Dopodiché, via la parte dei parametri. Allora, il primo è il DEM, abbiamo detto, poi c'è il file dei centroidi, del centroide anzi, e dopodiché l'ID è il campo elevation, quindi questa parte, a meno che, cioè l'unica cosa che dovete cambiare è il nome del file DEM e del centroide, e il percorso se lo avete cambiato. Dopodiché, do hourly e do footprint ne abbiamo parlato. Se la simulazione oraria lasciate true, se è suboraria o giornaliera mettete false. Dopodiché, questa, ve lo ripeto, è la parte più importante di questo modello, cioè l'utilizzo o meno degli stress. Ora, nella simulazione che farò, cambio il time step, vabbè, il time step, scusatemi, l'utilizzo meno della radiazione. Ho detto time step perché mi sono accorta di una cosa. Cambio subito prima che quel modello non mi gira. Scusate un attimo. Voi l'avete corretto, quindi non vi preoccupate di quello che sto facendo adesso. Quindi ritorniamo agli stress. Allora, io avevo fatto la simulazione con solo acceso lo stress di radiazione. Allora, spegniamo lo stress di radiazione, quindi per spegnerlo basta mettere false e attiviamo per esempio quello della temperatura e quello del vapore di pressione. Dopodiché, lo stress di default deve rimanere 1, quindi lasciatelo così. Questi parametri non li tocchiamo. Dopodiché andiamo ai parametri per quanto riguarda il contenuto d'acqua. Allora, io direi di aumentare l'altezza della canopy, per esempio. Facciamo una canopy di 50 cm. La roof depth quindi la aumenterei, mettiamo 0,90. E quindi la depletion fraction pure, siamo 0,75. Perché sto mettendo questi valori? Alcuni me li sto inventando, altri no. Nel senso che se l'altezza della canopy aumenta, è normale che aumenterà anche la lunghezza della profondità radicale. Se aumenta la profondità radicale, che per esempio 0,90 è un valore che ho inventato, però è sicuramente, è certo che la depletion fraction, che abbiamo detto essere la frazione d'acqua che le piante riescono ad estrarre dal suolo senza subire stress, ovviamente aumenta. Cioè, se prima la profondità radicale era di 0,60, quindi 60 cm, e poi la depletion fraction era di 0,50, mi pare. È normale che aumentando la profondità radicale deve anche aumentare la depletion fraction. Dopodiché, allora, i file dei reader, quindi tutti i file di input, sono già stati preparati in base al bacino del cavone,
In questo momento noi siamo all'ID1, quindi vediamo se ci siamo. Quindi siamo nel progetto MS, data, Cavone 1. Allora, quindi stiamo dicendo, i dati sono stati già preparati dal punto di vista proprio dei nomi del percorso file in maniera tale da leggere automaticamente quello che c'è all'interno della cartella 1 del bacino del Cavone. Quindi abbiamo la temperatura, il vento, l'umidità relativa. I file di radiazione diretta e diffusa li avevo generati tramite i SIM file precedenti della radiazione, e infatti già li trovate già all'interno della cartella. Dopodiché, per esempio, l'ISIN è un file che ho generato io dell'AI, che ha una variazione sinusoidale durante l'arco dell'anno, perché mi sembra che la simulazione sia di un anno, sì, 11 mesi, vabbè, quasi un anno, che ha una variazione sinusoidale e io in questa simulazione volevo appunto vedere cosa cambiava durante l'anno al variare dell'AI. Ve lo faccio vedere, poi magari lo vediamo anche nel notebook. Questo file è così costituito: parte che è un valore di 0,9, dopodiché diventa 1, andrà ad aumentare fino a non mi ricordo quanto, sinceramente, forse 1,5, sì. Sì, aumentava fino ad 1,5, dopodiché scende nuovamente. Quindi vedete, ha questo andamento che ho voluto dargli per vedere cosa succedeva durante una simulazione. Quindi questo potrebbe essere anche un altro tipo di simulazione. Vedete qua poi nella cartella io ho un LAI 4, un LAI 10, perché ho visto anche quello che succedeva mettendo come valore di LAI tutti i 4. Vedete qui, questa è una serie temporale con tutti i 4 oppure con tutti i 10. Dopodiché, allora, la soil moisture in questo caso io non avevo dati. Sì, non guardate questo poi me lo sono creata io. Quindi io ho fatto una simulazione non avendo dati, e in questo caso quello che succede è che il modello però necessita di un parametro per il contenuto d'acqua e si legge il parametro di default all'interno del modello. Quindi se avete meno 9,9 va bene, ma dal momento che io non ho dati sulla soil moisture, ho preferito non accendere lo stress del contenuto d'acqua, perché altrimenti sarebbe, diciamo, una simulazione un po' falsa. Se invece avessi dei dati sulla soil moisture, anche inventati, perché voglio vedere cosa succede quando la soil moisture è 0,5 piuttosto che 1,5, se ho questa serie temporale inventata, posso accendere lo stress. Dopodiché il flusso di calore dal suolo e infine tutti i writer. Quindi tutti i file di output che si scriveranno nella cartella output Cavone ID1. Ricordatevi che chi sceglierà ID pari a 6 o 7, 5, qualunque altro ID scegliate, state attenti se già c'è la cartella creata all'interno del progetto. Quindi andate in output Cavone. Ecco, per esempio, nel mio caso esiste soltanto la cartella 1. Quindi se facciamo la simulazione, per esempio, con il sottobacino 3, createvi la cartella 3, in modo tale che poi, quando andate a scrivere i file, il modello MS trova direttamente la cartella già pronta. Quindi qui scriveremo tutti i vari output. E infine questa è la parte di connessioni. Vedete anche qui quante connessioni di quante variabili vengono computate all'interno di questo modello. Quindi questa è la parte del modello. Io lascerei le date così e farei sempre il cavone.
Anche in questo caso il modello è un po' più lento rispetto agli altri perché fa tantissimi calcoli e soprattutto si va a leggere quei file che abbiamo detto essere pesanti, cioè il DEM, ma comunque sia è abbastanza veloce. Tipo ora ci sta 3 ore, no, non dovrebbe starci tanto. Comunque, una volta concluso, noi avremo poi il notebook di esatto, in 30 secondi. Quindi ha impiegato 30 secondi per fare una simulazione di un anno. In questa simulazione noi abbiamo, ricordatevi, acceso lo stress di temperatura e di pressione di vapore. Andiamo al notebook. Magari le, scusate. Ok. Allora, per quanto riguarda i notebook, io ho preparato per voi il notebook 3, che appunto riguarda soltanto il modello di Prospero, in cui vediamo l'inizio, appunto, sempre il confronto tra i tre modelli. Per quanto riguarda i file di input necessari, dopodiché qui c'è il link ad uno degli articoli a cui Michele si è ispirato per la creazione del modello di Szymanski-Orr. Dopodiché abbiamo una serie di import. Ok. Allora, questa è la cartella OMS Project T. Vi ho messo questa immagine per ricordarvi il discorso che facciamo per quanto riguarda questo modello, cioè il fatto che il modello analizza la mera evaporazione che si ha da un suolo nudo, ma analizza anche la componente di traspirazione dalla vegetazione. Quindi è una somma di due elementi. Dopodiché, qui vi ho riportato, così come aveva fatto Michele, una parte degli input e degli output del modello. Andiamo agli output. Allora, solo che, come avevamo chiamato la simulazione? Allora, questi sono ETSA, quindi non hanno nessuna. Ok. Quindi siamo in output cavone 1. I nostri output sono quelli diciamo, senza altra descrizione dopo l'uno. Quindi, per quanto riguarda i file, allora andiamo a leggere il flusso di evaporazione, quindi che abbiamo detto chiamarsi Flux Evaporation 1. E qui abbiamo l'andamento dell'evaporazione durante il corso dell'anno. Ovviamente nella stagione estiva è più alta, banalmente. Dopodiché qui abbiamo il flusso di traspirazione. Dopodiché possiamo vedere quello di evapotraspirazione, sempre come flusso, quindi stiamo parlando sempre di watt sul metro quadro. E poi l'evapotraspirazione in millimetri, che ovviamente deve avere lo stesso andamento di quella del flusso di evapotraspirazione, quindi state attenti quando le plottate, che se l'andamento è diverso c'è qualcosa che non va. Ok, dopodiché qui vi ho riportato la possibilità di fare il plot con la
con questo tipo di con questa libreria e quindi vedere nel dettaglio quello che succede semplicemente muovendoci sulla barra del tempo. Dopodiché io per farvi vedere quello che è diciamo, il modello dà come risultato, ho fatto tre simulazioni, come avete visto già poco fa negli output, in cui ho creato un'evapotraspirazione potenziale, un'evapotraspirazione con tutti gli stress accesi e poi un'evapotraspirazione in cui avevo acceso solo lo stress del contenuto d'acqua. Quindi, per fare la simulazione con l'evapotraspirazione potenziale, casomai dopo cambiamo bacino la facciamo insieme, avevo semplicemente messo tutti questi stress pari a false. Dopodiché, l'altra simulazione che ho fatto è stata quella con i total stress, quindi banalmente ho messo pari a true tutti gli stress, quindi tutti e quattro gli stress. E infine l'ultima simulazione era quella con soltanto lo stress del vapore, del contenuto d'acqua. Quindi i primi tre stress sono stati messi in false. E l'ultimo invece l'ho messo in true. Il risultato che ho ottenuto è stato questo. Ovviamente ci aspettiamo che ci sia una variazione all'interno dell'evapotraspirazione, altrimenti non abbiamo fatto nulla. E questo è il risultato. Il risultato è un plot che io ho fatto soltanto per un giorno, perché se lo facessi per tutto l'anno non si vedrebbe perché le linee sarebbero molto vicine. E quindi la finestra temporale potete cambiarla da quest'ultima cella. Infatti, vedete qui ho scelto di plottare dalle 7 di mattina alle 5 di pomeriggio. E vedete come abbiamo un'evapotraspirazione potenziale, che è quella in verde, che è la più alta di tutte, ovviamente. Dopodiché abbiamo un'evapotraspirazione invece stressata solo dal contenuto d'acqua che è più bassa sicuramente di quella potenziale, ma a sua volta è più alta invece dell'evapotraspirazione totalmente stressata, cioè con tutti gli stress accesi. Quindi questo è uno dei risultati che può dare il modello. Ci sono domande? Non ci sono domande.